Intervento di Crozza. Un po' bello, un po' brutto. Più brutto che bello. C'è sempre stata la satira, parlare di politica. Non penso che quest'anno sia comunque diverso dagli altri. Poi se invitano Crozza, cioè cosa si aspettano? Crozza ha il suo lavoro, quello, no? È gradevole, molto. Quello che ha la stoffa giusta del cantante lo si vede subito. Purtroppo ieri non ho sentito qualcosa di interessante. Ok, avevamo finito l'inchiostro nella stampante. Quelli di noi che sono stati in conferenza stampa hanno potuto intervistare alcuni dei ragazzi che si esibiranno nella categoria giovani. Come Antonio Maggio e il Cile. Noi siamo una TV universitaria, per cui ci riconosciamo un po' in quella tua affermazione sull'importanza per te del tuo percorso universitario. Per cui mi chiedevo come secondo te questo particolare bagaglio possa costituire un valore aggiunto rispetto ad altri concorrenti che invece hanno alle spalle ad esempio un talent show. L'università ad oggi è un altro terreno faticoso quasi quanto fare musica per vari motivi anche legati a quello che succederà dopo. Però l'importante nella vita di ciascun individuo, a mio parere, è trovare davvero quello che ci fa alzare la mattina con il sorriso e la voglia di fare anche quando è faticoso. Tu hai vinto la prima edizione di X Factor e ti trovi a concorrere qui a Sanremo di nuovo con Ilaria Porceddu, ma non pensi che questa edizione, cioè che quell'edizione di X Factor sia stata un po' sfortunata? Riparto a tutti gli effetti come una nuova proposta, perché la gente non sa chi è Antonio Maggio, quindi mi farò conoscere per la prima volta da solista e da cantautore domani sera sul palco. Ma tu vuoi essere Sanremo? No, io personalmente no. E voi? Ma chi vuole essere Sanremo? Ti canterò una canzone di uno degli artisti in gara e lei dovrà completarne il testo. Salirò, salirò fra le rose di questo... Di questo mattino? Se io dico d'estate muoio... Non la conosco. No. È a Malika Ayane. Esattamente, esattamente. Di questo giardino. Brava! Arriverà il sapore del bacio più dolce. Un abbraccio che ti scalderà. Bravo. Magari ti chiamerò Trottolino Amoroso. Tu da da da. Non canto neanche quando faccio la doccia. Non... Ospiti di Casa Sanremo, abbiamo intervistato artisti in gara e non in gara. Non pensi che ci sia bisogno di un riconoscimento anche in quest'ambito per il rap? Ma no, ma Sanremo ha una liturgia nella quale il rap può entrare ma non deve, ecco. E la canzone che è stata scelta era la tua preferita? Era la mia, quindi da un certo senso sì, anche se adoravo anche l'altra. Peter, a quick comment on the atmosphere here in Sanremo. Ciao, amo Sanremo, love it. How about your internationality here in Italy? What do you think of Italian music? I love Italian music. I'm having a great time with Simona and it's very different for me, you know. This is a whole different experience. So, okay. I'm having fun. Thank you very much. Thank you. Sei contenta? Scusate, permesso. Abbiamo vinto la canzone in dialetto napoletano? Felice, ma portiamo avanti anche il discorso di Gragnaniello. Senti Maria, ma è da napoletano a napoletana, ragione o sentimento? Ragione e un po' di sentimento. Grazie, ciao, in bocca al lupo. Abbiamo anche avuto l'onore di incontrare nuovamente per il secondo anno un grande artista che popola le strade e i palchi di Sanremo da tanto tanto tempo, che si è ricordato di un membro della nostra troupe e quindi vediamo che cosa è successo. Siamo anche quest'anno con Stefan Zero che ritorna appunto a Sanremo. Stefan, come vedi questo festival? Quest'anno non ci sta niente, ci sta manco la carta andare al gabinetto. Ecco, mancano artisti come Pupo ed Emanuele Filiberto, come la vedi? La vedo molto molto male. Mancano degli interpreti come Pupo ed Emanuele Filiberto. Se ne sente la mancanza? Ma no, ma io dico no. Ma chi si inc***a questi? Vi abbiamo raccontato il nostro secondo giorno nella Città dei Fiori, quindi twittateci i vostri pareri, seguiteci su Facebook e seguiteci anche sul nostro sito www.bstudentsv.it.
La polemica dei Ciassani, si è detto forse più o meno budget, non è d'accordo? Sì. D'accordo, grazie. Come ha saputo quest'anno la band non ci ha saputo Ciassani, quindi meno spettacolo, più lustro al festival, non è d'accordo? No. No. Grazie. Mi è piaciuto, secondo lei è stato troppo tapioco? Sì. BTV che guardo sempre.